Il congresso di ECTRIMS, il Comitato Europeo per il Trattamento e la Ricerca in Sclerosi Multipla, ha ribadito i progressi ottenuti per il controllo di questa malattia del sistema nervoso centrale. In particolare sono stati presentati nuovi dati relativi a evobrutinib, un farmaco che ha mostrato un beneficio clinico prolungato fino a 5 anni nei pazienti con sclerosi multipla recidivante. La scoperta è recente e questa classe di farmaci porta con sé una grande speranza, che è quella di poter agire sulle due componenti che contemporaneamente e sincronicamente causano quei processi che poi alla fine possono portare all'accumulo di disabilità irreversibile nella sclerosi multipla, cioè sia l'infiammazione che proviene dalla periferia, quella classica che conosciamo da tanti anni, sia un'infiammazione a più basso grado, una sorta di fuoco che brucia sotto la cenere, che però è costantemente presente e che contribuisce significativamente ai danni della malattia. So Si tratta tratta di di un un risultato molto importante che ci porta a considerare evobrutinib come il farmaco del nostro futuro. E penso che i risultati molto promettenti siano emersi dagli studi che mostrano chiaramente come non vi sia alcun peggioramento della malattia dopo 5 anni, per cui l'87% di tutti i pazienti rimane stabile nell'arco di questo periodo. In più, oltre a rimanere stabili nell'arco di 5 anni, i pazienti mostrano una salute mentale migliorata. I risultati ottenuti dal farmaco evobrutinib nel contrastare la progressione della malattia e sulla salute mentale, strettamente correlata alla spossatezza provocata dalla sclerosi multipla, si affiancano ai dati già conosciuti e confermati al congresso con l'utilizzo di un altro farmaco, e cioè cladribina compresse. Quanto più precocemente inizia l'utilizzo di questa terapia, tanto migliore l'esito. Quindi un intervento terapeutico con cladribina garantisce al paziente un minor rischio di avere un'evoluzione sfavorevole di malattia, quindi un minor rischio di aver ricadute, un minor rischio di progressione. Conseguentemente il paziente, avendo incontrato una terapia che funziona, non ha neppure la necessità, se non in rari casi, di operare il cosiddetto switch terapeutico, cioè passare da un trattamento all'altro.